Quattro anni fa è stata una grandissima esperienza all'Europeo per te, certo, e per l'Italia, che è riuscita a sorpresa ad arrivare in finale. Cosa è cambiato in questi quattro anni per la squadra azzurra? Non credo tantissimo, perché tanti di quei ragazzi di cui sono stati vice campioni d'Europa, siamo stati vice campioni d'Europa, sono rimasti. E l'esperienza del mondiale è stata cancellata abbondantemente, perché il percorso invece di questi europei è stato ottimo. L'allenatore lo reputo, ma non solo io, insomma, è banale dirlo, ma uno tra veramente tra i migliori d'Europa, per cui sicuramente abbiamo delle certezze. Chiaramente non partiamo come favoriti, ma questo potrebbe anche essere un vantaggio, perché no? Dove credi che possa arrivare questa squadra? Ma guarda, ti dico, non avendo secondo me un obiettivo preciso, può arrivare dappertutto, perché poi io questa esperienza l'ho vissuta l'altra volta direttamente, e dopo un girone eliminatorio un pochettino difficile, la partita prima con la Spagna bene, un pareggio, e poi dopo con la Croazia un altro pareggio, eravamo all'ultima partita che era un dentro e fuori, per cui molti ci davano già out al turno eliminatorio, e poi siamo arrivati addirittura in finale battendo Inghilterra e Germania, per cui ripeto, la fase più difficile è sicuramente quella a gironi. Una volta superata la fase a gironi, credo che nello scontro diretto possiamo battere chiunque. Quattro anni fa Mario Balotelli fu il simbolo di quella squadra. Quest'anno chi ti aspetti che possa essere protagonista? No, io credo che i simboli di questa squadra siano il gruppo storico, siano i De Rossi, siano i Bonucci, i Chiellini, i Buffon, i Barzagli. Credo che siano loro il simbolo, lo erano già anche nello scorso europeo, non era soltanto Balotelli. Credo che erano loro e saranno ancora loro. Chi ti aspetti che possa vincere questo europeo tra le squadre avversarie dell'Italia? Guarda, difficile, io credo far favorita sempre Francia, perché gioca in casa e perché comunque ha una squadra di tutto rispetto, molto forte. Germania, Belgio potrebbe essere, forse come talenti, è la squadra con il maggiore talento che può mettere in campo. Chiaramente non sono abituati a vincere, non hanno mai vinto, però hanno sicuramente lavorato molto bene in questi anni come percorso tecnico, e hanno fatto molto bene già al mondiale, potranno fare ancora meglio in questo europeo. Per quanto riguarda la Roma, tu stai studiando da DS, si era fatto anche il tuo nome per succedere a Sabatini, che si diceva dovesse andare via. In realtà sembra che Sabatini resterà alla Roma, hai notizie in tal senso? Ma io ne ho come quelle che avete voi, nel senso che io sono convinto che Walter rimanga, e come ho sempre detto sarei la persona più felice del mondo, perché è un valore aggiunto per questa società, e per me, l'ho sempre detto, come un padre, ci lo conosco da 7 anni, ci ho lavorato prima da calciatore, ora nell'area dirigenziale, nella direzione sportiva da quest'anno, conosco il suo valore, conosco quanto è bravo, so quanto è bravo e so come lavora, e quindi ripeto, sono strafelice e mi auguro, ma non ho dubbi, ripeto, sul fatto che possa rimanere e che farà una grande squadra. Si dice che però prima di fare una grande squadra debbano essere fatte delle cessioni importanti. Questo purtroppo non solo non è sicuro, ma chiaramente c'è anche un bilancio che la Roma, come tutte le altre società, deve rispettare, e quindi in tal senso, ripeto, c'è il direttore che si muoverà in quella che ritiene la direzione migliore. Noi gli siamo di supporto, gli stiamo vicino in qualsiasi cosa. Faccio una domanda impossibile.